Chissà quanto costa trovare un ceppo così. Ah, dici solo la polena? Ah, hai ragione, solo la polena. No, secondo me è tutta. Tutta. No, non è vero, fa solo un pezzo. Niente, solo la polena. Sì, effettivamente... Sì, ma 2 secondi fa era intero quel blocco lì. Che cazzo è successo? Ho capito, ma prima la stavi tagliando così, sembrava una barca. E adesso in piedi, quanto ci ha messo? Grazie Q per il ride. Vabbè. Comunque un ciocco di legno, un cioppo, insomma un legno così, quanto verrà? Ma non una barca piccola, pensavo, Felix. Pensavo una barca... Amico Spritz, siamo arrivati dove si sta bene. Grazie per la compagnia di ogni giorno. Grazie mille a lei per i 4 mesi. Beh, a tema marittimo, Q, anche sì, dai. Ti immagini, in realtà è una live di 2 ore così, sarebbe bellissimo. Magari lui diventa un personaggio giocante, eh? Cornigian, grazie per la sub da Prime a Tier 1. Rinnovate per il treno e per il counter, che è droppatissimo. Questa è casa mia. Non arrivi ai 100 euro, secondo me. E cazzo, Rio, che comunque il legno vale, dai. C'è un bel pezzettone di legno come quello, vale così poco? Perché è legno pieno, comunque. Cioè, ha valore, non è del truciolato. Tu devi essere Igor. No, è un bosco vicino a casa, credo sia illegale andare a prendersi della legna così a cazzo, senza che nessuno te lo dica. Anche perché era bello grosso, era così, sarà... 50-55 centimetri di diametro. Grazie a Ferno per i 23 mesi. C'ho un naso. Scusate, faccio fuori di live, che è brutto scaccolarsi. Non c'ho roba, che prurito che avevo. Rinnovate per il treno, rinnovate per il counter. Torniamo alle 3100. Dai, mancano solo 12 rinnovi. Grazie Fabio per la sub. Segno grezzo viene meno di 10 euro il quintale. Ma è niente. Ma com'è possibile? Questa è casa mia, entra. No, sicuramente dipende dal legno che prendi, però un valore ce lo dovrebbe avere. No, sicuramente il pezzo di legno, però comunque... Allora, con un pezzo di legno come quello, tu ci puoi fare di tutto. Ok? Ci fai il truciolato, ci fai appunto le... Ce la fai una porta. Con i vari pezzi. No, lo so che non è lavorato, però la materia prima è molto preziosa. Lo so che è grezzo, ragazzi. Però potrei... È come dire, ho un terreno e il valore del terreno non vale niente perché è vuoto, non c'è una villa. Ho capito che non c'è una villa, però tu volendo la puoi edificare, ci puoi mettere una villa, ci puoi fare un palazzo. Cioè comunque tu stai vendendo dello spazio. Capito? Detto a mio maso, ho 11 ettari di bosco con alberi secolari. Purtroppo il forestale non mi dà il consenso del taglio. Eh beh. Cosa da assassina più che da pirata? Vabbè, perché è una polena? Però vedi, con le due lame così.
Grazie a un nuovo utente simpatico per la sub. Non so quanto dura la conferenza. Ah, secondo me c'è da baciarsi i gomiti se arriviamo a... ai 20 minuti. Se sbaglia la decapita. Ah, sono spade. E allora cambia tutto. Dall'Eroe Merlin un ceppo di rovere 45 cm con diametro di 30 viene a 55 euro. Ma questi sono il doppio, eh. Sono 60 cm almeno. 50 tutti. Ma veramente dall'Eroe Merlin vendono il ceppo? Ma pensa un po'. Quelli sono 50-60 cm. Come osserva lui? Anche le tavole grezze per farsi i tavoli chic. Dai, 6.000 sub in taglio al legno, promesso. Siamo molto distanti. Anche perché stiamo droppando continuamente. Ma scusa, ma che lavoro di merda è? Ma no! Ma così, semplicemente me l'ha tagliato. Okay, that was one of the coolest things I've ever seen. I feel like I can smell it. Can you smell it? I can smell it. Pazzo. Oh, it smells like freedom. For real, it's always incredible to watch an expert at work. We hope you enjoyed this first part. The official gameplay reveal will start in just a few minutes. But before that, let's check in with some of the development teams in Singapore and introduce you to the world of Skull and Bones. Babono. I mean, it's really about the challenge. We're creating something new. Yeah, I totally agree. Anche meno informale l'ambiente, ragazzi. I can't get into details, but it really is like we're creating a player multiplayer game with a huge world that doesn't look like. Sorry, guys. No, non c'è in italiano. O almeno non era partito working in italiano. Working on the first new IP for Ubisoft Singapore is so exciting because it's the first, you know. Scusa, ma non c'era un posto meglio del baretto sotto casa dove fare questa intervista? We've gone through many iterations, but right now I reckon we have the best product, and I'm very proud to represent Singapore, Southeast Asia, and release a AAA game. Yeah. For me, AAA game. Ubisoft Singapore's first AAA project has been an absolute honor and a privilege. Lui chiaramente it doesn't come without its challenges, though. Building a complex game with multiplayer and big worlds, and of course reaching the level of quality visually we demand has been quite a challenge. But I'm super proud to see the game change and evolve, and happy with where we are today. And I can't wait for people to see it. It almost feels like we're getting an opportunity to create history. Not just by building this game that's being driven from Singapore, but also the fact that it's telling the story. Speriamo non faccia cagare dopo quello che stanno dicendo. Marginalized people from the 17th century, and getting to work with such a vast group of people and so many disparate talents. To make it happen. Il baretto è informale, sì, però really sono anche seduti senza uno schienale, mi sembrano tutti messi lì proprio infastiditi dalla vita, poracci. Mi piace moltissimo lo stile di quello a sinistra. Con quel cappello e la barba, l'occhiale. Non sono gonna lie, it's been really challenging, but at the same time, you know, it's really brought this huge opportunity to bring something completely new and innovative to the industry, like how we're bringing this fresh flavor of piracy, and for us to be doing it right from Singapore, and you know, I think there's something really exciting there. What would your pirate name be? I was thinking of something really metal, something like. Mica l'ha messa giù, importante, ragazzo, and, eh? And my ship will be called Revengeance. Oh, that's something like that. If I was a pirate, I'll be completely honest, and I would not make a very good pirate. I would be exploring. I might be known as something like
Captain Grey Eyes, the long-haired doofus, and I would be sunk immediately and robbed. But I would be exploring all the beaches and enjoying all the food with the local people. For my pirate name, I'd be Eric the Brown, just like Eric the Red, but darker. Pirate Queen, Ashbringer, because, you know, fire, brimstone, cannons, strategy, combat, death. So yeah, Ashbringer, watch out for me. Skull and Bones is here. 3 minuti più pesanti della nostra vita. Vabbè, vediamo un po'. Sono molto curioso. Vai! L'audio è tutto a posto, devo alzare? Partiamo già con la CGI. Society has rules. It decides where you belong. Ah, guarda che sfarzo, che epoca. And what you're worth. C'aveva un sasso in mano? But you. You can chart a new course. Ah, subito, ha ruolato. Vedo, mo. Adesso faccio finta di lavorare qui, magari. Mi stipendiano. No, dai, che sfiga. And even when death seems a certainty. No, dai, come abbraccia forte quella trave. Do not give up. Don't give up. On the shores of a new world, you awaken. In Sea of Thieves, bellissimo. No, scusate. More determined than ever to carve a life of your choice. Ma bravissimo, il fenomeno dell'imbarcazione lui. Fighting under our own flag, we will take what's ours. Ma perché, signore? Ha graffiato tutto voi. Quindi ci sono anche i forti da distruggere. Ma c'erano anche nella demo che ho giocato io nel 2018, se non sbaglio. Society may have rules. But today, you decide where you belong. And what you're worth. Adesso trova uno imbarcato così e gli spara. Ciao! Vediamo le cose lontane vicino. Now choose. Will you live as pawns or die as pirates? Oh, Madonna! Novembre. Bene, bene. Live as a pawn or die as a pirate? You best believe it's the pirate's life for me. My name is Yusuf, and welcome to the worldwide gameplay reveal. Yo ho. And oh yes, we do have a launch date. The game is coming November 8th, 2022. Buono. And joining me today on the deck of this gorgeous ship is giorno prima God of War. Che culo, bravi. Hi everyone. Che sfiga di merda. Hey Ryan. Immaginate se Sony ha voluto annunciarlo ieri giusto per rompere i coglioni. We just got our first look at the new Skull and Bones, and it looks like things have changed quite a bit. What can you tell us about this new direction? Yes, our team has been working really hard, and we are so proud to present what you see in the game today. Forget everything you know about the traditional pirate fantasy. Skull and Bones is taking a darker, grittier approach with our new game direction. We wanted to reimagine what pirates were really like, drawing inspiration from the Indian Ocean during the golden age of piracy. Sì, ma fammi vedere il gioco, cioè, non me ne frega un cazzo. Right, washed up on an unknown, mysterious, exotic location. This is a world where everything and everyone wants to. Ma quindi coso è, come si chiama? For ordinary people like you and me, the only way to survive is to become a pirate. And once you've chosen that life of piracy, there's no turning back. Ooh, there's no turning back for me. I've already chosen the life of piracy.
No, è l'inizio di Black Flag, ma è Atlas. The world of Skull and Bones is ruthless. You'll come face to face with its many dangers, from vicious hippos and crocodiles to violent storms, pirate hunters. Da come la sta mettendo giù? Si scende dalla barca. Perché dubito che una nave abbia paura degli squali e dei coccodrilli. It's going to be an unpredictable experience. Mutiny? Okay, okay. I'm making a note right now. Keep the crew happy. But Ryan, obviously a pirate is nothing without their ship. How do we go about building our fleet? True. Well, Skull and Bones is an open world, or more aptly, open sea pirate experience. Bravo. Right? So capito. You start the game, you basically have nothing. You have our smallest ship, which we call the Dow, a basic spear. Quindi c'è una progressione anche della barca. And really, as you progress, you'll need to collect the things you find in the world and gather them. As you do, contracts for the pirates you come across. Doing that will grow your influence. Quindi parti veramente con la barchetta da stronzo, diventi più figo. And allow you to craft new ships, different weapons, different armors, and è esattamente quello che volevamo da Sea of Thieves al day one. Però Sea of Thieves è un'altra cosa e abbiamo iniziato io ho iniziato ad apprezzarlo per quello che effettivamente è. The whole nine yards. But, you know, between us, give me the insider tips here. How do I make sure Oddio, spero che non è alla New World. The short answer is just to get good at the game, Yusuf. But really, seriously, naval combat is at the core of Skull and Bones' pirate experience. Sembra più Black Flag, e cazzo. Black Flag, e poi dopo parti subito e ti potenzi la barca. Però forse Black Flag sarei contentissimo. Cioè, non credo che abbiano eliminato la parte online. Cannons, for instance, but we also have Greek fire. Esatto, beh, Sea of Thieves è che è abile il giocatore, non è potenziarsi. Però non mi dispiace anche questa chiave di lettura che hanno messo loro. È una cosa diversa e può avere il suo spazio. Different armor types and different ship types to give them the best chance of success while they're out at sea pirating. So the Greek fire that you just mentioned is actually pretty cool. So with leather armor, you know, kitted out on your brig, well, I have to admit that I do get satisfaction watching other ships burn. Wait, that sounds so cool. I want to light other ships on fire. How do I do that? Okay, so as our pyromaniac has explained to her, the Greek fire is one of the weapons you have. Also the ship she mentioned and the armor are things that you will unlock through gaining infamy in our progression system. So, of course, classically, pirates were all about their name, right? You were nobody without your name. And our progression system is the same. We call it infamy. So as you have success in the game and you progress, and your name is going to be known throughout the Indian Ocean, and pirates from further and further away are going to want to offer you more and more dangerous jobs with bigger and bigger payout, which will give you access to better rewards in the game. E quindi arrivano anche I cattivi. So the name of the game is raise your infamy, and you'll have better opportunities. Ooh, okay. So I'm imagining the road to infamy is going to be tough and lonely, but it doesn't have to be, right? True. So first off, I mean, everything in Skull and Bones can be played solo, but at our core, we are a social game, right? With the dev team, quindi un single we look at everything player through the lens of co-op. We want to ensure that things like taking on the big pirate hunters or privateers or taking quindi on non è un MMO. Is more oppure sì, un MMO può essere giocato in solo, ma perché lui ha parlato di co-op, attenzione, non ha parlato di mondo online. Ha parlato di co-op, che è diverso, vuol dire che il gioco magari è sempre online, ma tu puoi giocare sia da solo che con amici. Team up with my friends and hunt other players. Yeah, we can team up against Ryan. Okay, so this happens far too much in our internal tests, okay? So you can, as a player, choose to opt into a PvP server, in which case you will be able to shoot another player's. Sometimes in our weekly tests, that happens far too often to Oddio, certain ci sono people, I server. With the team trying to take them out with this vast array of weapons. But so I can say for certainty that the best way to play is to have players with you to watch your back. E come funziona la cosa dei server? I can't wait to get on these PvP servers because I want to hunt specifically you, Ryan. Okay. No, non è per niente come Sea of Thieves. Right, se puoi scegliere il server PvP o PvE, non è come Sea of Thieves. Thank you so much for joining us. Thank you, Yusuf. And for everyone watching at home, you've heard us talk about Skull and Bones. It's now time to show you Skull and Bones. Here's the world premiere of our gameplay trailer. Vediamo. Welcome to Skull and Bones. Our game takes place during the golden age of piracy, in a world inspired by the beautiful yet dangerous Indian Ocean. You'll start your journey as an outcast whose goal is to become the most infamous pirate to sail these treacherous waters.
Ma scusa, non è il video che hanno trafugato questo? You begin your adventure in Saint Anne, one of the pirate dens in our world. Dens are centers of pirate activity where you can craft new ships and equipment, provision for your expeditions at sea, pick up contracts and socialize with other players. Okay. Any pirate worth their salt will tell you that preparation is key to success. Get ready for any challenges that come your way by checking that your cargo is stocked with items like food and ammunition. Once you're set, it's time to head out and explore. As a rookie pirate, you'll only have access to a small dhow. But figo. As you progress, dai, you'll be able to craft okay, different ships, each with their own unique playstyle. At sea, you'll need to pay close attention to the condition of your ship and the morale of your crew. Your crew are a pack of vicious raiders and rovers who will mutiny against you if not kept well fed and happy. Non so se l'avete notato, ma if your ship sinks, you'll lose some progress and respawn at the nearest discovered den or outpost. The good news is that most of your cargo will be recovered, and you'll have the opportunity to retrieve the rest from the wreckage. But you'd better be quick, as other players can also steal it. Certo. As a pirate captain, no, la Claudia non fa vedere. Grazie Zack per i 17 mesi. And our game tracks this through infamy. The higher your infamy, the more opportunities you'll get. One of the many ways to grow your infamy. Una paura fottuta che diventi alla New World, sapete? These are deals that you can make with other pirates in the world. Contracts can have great rewards if you're successful, or costs if you fail. You can also gain infamy by completing other activities. La cosa dei server mi è puzzata da morire. Treasure hunts, investigations, dynamic events. Cioè, ci sono tante diverse cose da fare, sembra molto figo. You can undertake these either solo or with other players. The world of Skull and Bones is filled with riches and resources that you'll be able to gather as you explore. Lagoons and rivers are teeming with dangerous wildlife that you can hunt for animal skins and meat. You'll also be able to harvest a variety of raw materials, such as ore and wood, that can be refined and used for crafting. Cazzo, non si scende dalla barca. Crafting is an essential activity for you to progress. Puoi scendere dalla barca solamente agli avamposti. Obtain blueprints and use your refined resources to craft stronger ships, weapons, and armors. In Skull and Bones, ships serve many different purposes. Ma la Destiny, cargo sì. Ships are slower, but useful if you need to transport Madonna. Large quanta volumes quanta roba. Navigation ships sail faster, infatti, non so se but have visto, less cargo space and lower hull HP. Firepower ships have more gun ports, allowing you to deal higher damage, but are more challenging to maneuver. Similarly, you can craft a wide array of unique weapons and armors, from Greek fires to giant ballistae to rocket launchers and mortars, as well as different armor types, which Madonna. Have varying strengths and weaknesses against vabbè, incoming questa è la parte attacks. Figa, ovviamente, quello che già doveva uscire anni fa. With your new fleet and growing non lo so, arsenal, sono un po' dubbioso sul lato crafting, sul lato quest. To become a force of destruction. Perché il fatto che tu non scenda dalla barca... Out in the open ocean, opportunities and threats are abundant. Use your spyglass to identify lucrative trade routes or wealthy merchant ships and assess your prey's cargo and firepower. Strategize a plan of attack Capitano, tu based on your su. Opponent's sì, defenses boh. And take advantage figo. Of their weak points to deal more damage. Sinking your foes from afar rewards you with only a portion of their cargo, as some of it will be lost to the depths. Getting okay. in close to execute a boarding maneuver will help maximize your gains. But beware, you can turn from predator to prey in a heartbeat if you attract the unwanted attention classico. Of privateers, the merciless pirate hunters that patrol the seas. Non lo so, sarà che dopo tutti questi anni mi aspettavo qualcosa di più. Invece sembra la stessa cosa. And rain terror on them. Con qualche cazzatina in più. Cioè questo è quello che ho già visto. If you emerge victorious. Barca contro barca e raccogli il cargo. La parte che dovevano aggiungere from è questa qui a piedi, però sembra semplicemente lui che cammina per andarsi a cambiare i vestiti, respect. Sti cazzi.
You can also select from a multitude of ship customization options to instill fear in your enemies. Poi vedremo giocandoci, naturalmente. From the coast of Africa to the non è Black Flag, ragazzi. Black Flag è un gioco, un action in terza persona dove puoi usare anche le barche. Qui non combatti senza le figate ai mostri marini, ovviamente. Qui non combatti, se, cioè non puoi fare un duello all'arma bianca. Non puoi scendere e ammazzare la gente. Tu sei la barca e puoi scendere solo, vedi, per prendere le quest o cambiarti i vestiti. Non è Black Flag. Uncover buried bounties at outposts as you decipher treasure maps obtained through your voyages. Although all the vedi, questa è una roba figa, c'è la mappa del tesoro, ma ci devo arrivare con la barca. You might enjoy ruling the seas with your friends. While sailing, you can also easily invite other pirates you encounter to group up. Synergize your different playstyles, ships, and weapons to defeat deadlier enemies. Volendo. As you grow stronger, take on more difficult challenges, such as attacking forts and plundering settlements. And, if you're bold enough, engage in dynamic events, like taking down heavily laden merchant ships and their fleet of warship escorts. Now, it's up to you to write your own story. Remember, there is no one path to follow, no one way to play. The world of Skull and Bones is yours to discover. Cioè, tutti questi anni perché? Woo! Okay, that was a lot. Did you get it all? Let's recap. We got pirate dens, crafting, customization, naval combat, tons of ships and weapons, infamy, co-op, PvP, world events, and so much more. And that's not it, y'all. Poi scusami, i server non PvP, cosa sono? Una rottura di cazzo. Is our game's quest director, Terry Hahn. Hey, Terry. Grazie, Giorgione, per la sub. Hello, everybody. Now, Terry, what can we expect from Skull and Bones post-launch? Well, as a live multiplayer game, our team is dedicated to deliver the best open-world pirate experience for our players. With the Skull and Bones team, we are committed to provide fresh new content, not just in the coming months, but for many years to come. Vorrei After vedere. Release, we'll have a lineup of new content, and these are all free for our players. These include in-game world events, ranging from bigger, daily challenges that you can take as a group, to smaller team events, ships, weapons, furniture, and many more. Mm. Ooh, free content for all players, I love to hear that, Terry. No, tell me Gabriel, a little bit more about these challenges. Senza so il you PvP, can expect to not detto. Just engage with the local factions, però but also with big corporations like the company me rimane Royale, poco. Who has really strong bombard weapons, so you really need to watch out for that. Aside from that, you also work with kingpins to smuggle and steal valuable cargoes, or even go on a raid with your friends to a nearby PvP settlement scale, or fort, PvP scale, or even engage dici, with your dynamic dici. Events where you can board merchant ships Boo. Stealing valuable cargoes along the trade routes. Ooh, okay, sounds like there's a ton of content coming post-launch. I can't wait to get my hands on it. Terry, thank you so much for joining us. Thank you, Youssef. And to everyone watching, don't go anywhere. There's still a ton of content coming in our post show. But before then, we're going to check in with our community developer, Alexi Cretton, who's going to introduce us to the official community live stream, The Deck. Hey. Thank you, Youssef, and thank you so much to all of you for being here with us today. Over the past few months, we've been working very closely with our community to refine our game. And as we gear up to launch, we'll be doing more of this. We will have hands-on opportunities in the coming months, so register your interest on our website. Il motivo di abbandonare al favore di questo. Speaking no. Of which, the allora, da un lato hanno fatto bene a fare due giochi completamente diversi. If you like what you saw today us, go and sign up. All you have to do if you select dall'altro is però questo qui poteva essere molto want, di più. Share your feedback with us. Last but not least, today we're also kicking off The Deck, our official community live stream. We want to bring the people behind the game direct to you. Think streamers, YouTubers, role players, community Ciao. Leaders meet and chat with our developers, our artists, or our producers. Basically, all the people who work their magic on this game and can't wait to hear from you. That's happening right now with Ryan as the first guest, so stay tuned and enjoy. Stiamo tunendo un attimo. Ok. Non lo so se è venduto a prezzo pieno, non ho la minima idea.
No, non si è visto. Il gioco è chiaramente il PvP. È ancora live, sì, ok. Il PvP di Black Flag, insomma la parte di barca è Black Flag, però. Ed era poco. Allora hanno detto, sai che c'è? Torniamo sul banco da lavoro e aggiungiamo un po' di roba in più. Però la roba in più che hanno aggiunto, uno, non mi giustifica tutto questo tempo d'attesa. E due, mi sembra abbastanza una chiavica. Poi magari è super divertente, eh? 60 su PC. Magari, ripeto, è super divertente, non lo sappiamo. Io ho provato il gameplay all'epoca ed è molto divertente. Però... Hello again and welcome to the tech. Today we are officially kicking off the first of our community live streams with a special episode during which we'll showcase more of Skull and Bones gameplay. Ryan and I will take you through a high-level contract. Ma non credo di arrivare nel pass a breve, soprattutto per Sea of Thieves. Sicuramente nel pass di Ubisoft. But also, and more importantly, some good old plundering. One more thing before I let you all discover it. Keep in mind that the team. No, ma infatti non capisco perché sia solo battaglia navale. Cioè, cosa gli costava farmi scendere nelle varie isole a scavare e trovare il tesoro? Troppo Sea of Thieves. Va bene, però dammi un po'. Cioè, io abbandono la nave per un po', così arriva uno che magari me la spacca. Esattamente la Sea of Thieves, però funziona. Ha senso. We are in Telek Panjara, which is the second pirate. Adesso vediamo. Our players will come across in tutto è piccolo, Capitan Boomer. Nefrone curioso, se ragattone, mi fa sempre piacere seguirla. Piacere mio averlo qui con me, grazie mille. Contract, one of our quests, if you will, to go basically help out the local faction. Come sempre, a priori potrebbero rovinare l'opinione. Ma infatti, come sto dicendo, DMC, and we're going to, devo metterci le mani sopra poi per sapere di cosa si tratta. So, però rispetto a quello che io ho giocato 4 anni fa. E quello che sto vedendo, l'unica aggiunta è questa. Okay. Tu che puoi fare un free roaming per andare dal carpentiere, puoi andare dal... Ma sti cazzi. Cioè, questa è proprio una roba che potevo fare tramite menu. Non mi interessa andare dal carpentiere e dire, bella raga, dammi il contratto. Quello lì poteva essere tranquillamente menu. Era più sensato far scendere nelle altre isole e fare del combattimento all'arma bianca, magari. Let me, grazie Poppo per la sub. Find you. I'm right in front of you. I think I can just. Or you can do that. I was gonna do it through the. Here we go. Potevano e dovevano, secondo me, giocarsela meglio. Yes, I got it. Okay. We are now. It's gonna show. In the group. Did you accept? Rinnovate. Here we go. Cool. Nice. Playing is more fun with friends. Playing is it does it gives you a nice little message, you know. It's more fun. Si metterà una mod per esplorare l'isola, non va perché tutto online, non puoi usare le mod. From our map here. 23 gradi. I can see all my different contracts. I only have one right now, but I'm going to go ahead and share that with you. You should get got it. All right. Cool. So now I can see it on my journal. Yes. And I see the destination marker on the map. And I'm gonna go ahead and I'll mark it for you. So we're gonna head out across the bay to a lumberyard settlement for the Dutch. So if you go now to the end of the dock, you can pimp your ride and set up your ship with a lot of different customization options. So yeah. I'll take the. I think I'm set up for the Brigantine, which is one of our medium navigation ships. It's good for support. It's really fast and responsive. Well, I'll take that. I think you're set up with the firepower, the big boy, right? Mm-hmm. So I've got the brig. I think it's pretty heavy. Yes. Heavy ship. So I would check your cargo to make sure you've got some ammunition, some food to feed your crew and yourself. And oh, I've got some otak. Otak, me too. You know what that is? It's very good food. I think it's a seafood dish here in Singapore. Malay, yeah, yeah. Malay, yes. I have not. I'm not. Quindi c'è una meccanica di cibo anche per far contenti. Come si chiamano i pirati? Che è in barca, che altrimenti si incazzano. Keeping your crew happy. E in Cobham ognuno ha la sua nave separata. It looks like I've got the flamethrower, the Greek fire on the front.
I've got non lo so, ragazzi. Some bombards, some crushing bombards, nice. That'll work on both sides. Should I have red sails or white sails? What's easier for you to recognize me? Red sails. White sails, you look like a merchant, and I might try to shoot you. All right, let's go for red. All right, I'm gonna switch to. È figa, la customizzazione, tutto quello che vi pare. Explosive extended rockets. 3. I'll go ahead and set sail while you get ready. Okay. Wait for you. Tanto hanno scelto le persone proprio più alla mano e più divertite da quello che stanno facendo. So I've got cargo to give me enough space. Ma c'è solo visuale in prima dalla barca? I've got leather, which is good against fire. Sì, ho capito. Andiamo avanti, però. Oh, Maria Vergine. And I got terracotta. I'm gonna switch this up. Ognuno con la propria crew. Go metal on this side. So again, you know, depending on what, you know, weapons they're coming at us with. No, allora ci sta a far vedere la barca con tutte le sue sfaccettature. Mi descrivi perché prendi una barca, perché è più veloce. Però Pretty questo sure è 45 minuti, mi caga il cazzo con sto cazzo di menu. Nice. Ho capito, diamo. Repair kit bonus. I've got. Health. C'è un gatto di fianco al timone, voto 10. Okay. So we have a few of our friends from our QA team who are playing the game right now. Of course. Some of them che are right non, here on questa the, roba non è in diretta, è tagliata. It's actually the smallest ship in the game. E tagliala un po'. The Dow, yes, Dow. That's our kind of hunter-gatherer ship. Yeah, so he's busy like fishing sharks, basically. Oh, is he hunting wildlife? Nice. Yeah. Non in diretta, right, in diretta. Ma è un lemure, I'm che bello. Anymore. I can see where you are on the map. You're yeah, I'm just waiting for you. Yeah, you're just. Mamma mia, che schifo di disegni le barchette sulla mappa. A little hunter here as well. Mm-hmm. Captain Wibbles taking out some sharks. Of course, you definitely don't want to use the big ships on the sharks because you'll just blow them up and there won't be any usable skins or meat, which is definitely what you want to do when you're hunting those. Right, I see you now. All right, I'm gonna head tanto across. Sto giocando su PC, graficamente. I think I marked it already. Yeah, it's marked already. Allora, è cross gen, è vero. Però, scusate, l'ultimo assassino non era meglio. Black Flag, non Black Flag, scusatemi, right, Valhalla. Poi magari il bitrate, so cazzo going ne so, there ovviamente. Just get però like some jars of la beta, well, that's the contract. Alfa, the carpenters, there's our mark. The carpenters really looking for this jar of oil, right? But this ma will show bellino off the plunder mechanics. So a lot of the settlements or forts that you'll be able to attack and engage in the game. Ma almeno io l'ho fatto meglio. Use, whoa, that was cool. Well, yeah, watch out, there's a lot of things. Mi dà questo effetto old gen. So essentially your crew goes ashore into the settlement. Hai ragione, Cito, online. Essendo online deve essere leggero. Commodities, and they're filling up a barge, which you can then loot at any time, and you can leave. And your job is to stay alive and take out any maybe reinforcements that come along or take out the towers along that are set up to defend the settlement. Ma quindi see, i visuali sono due, o il timone o l'osservatore. So on the way back, we'll probably need to be careful because I think these are some of the other players doing some PvP over there. C'è una visuale anche in terza persona. Yeah, I think you passed right by them, okay, right? Gigi per i 30 mesi. Focused on talking about the plunder. Yeah, I was just worried because you're getting really close to them, and I was worried they started attacking you. I'll wait till you're in the area because you're lag behind a little bit. And you're my muscle, so I need you up here. Sentivo molto di più il feel della pirateria in Black Wave, in Black Wake, ero qui, sì. We're gonna see these. Perché qui. Calmly parked here. Allora. I'm here. Are going to wake up when I. Assassin's Creed Black Flag. I can spyglass the. È un bellissimo gioco. Ok. The lumberyard here. Li abbasso un po', no, meglio di no, che dopo non ci parlo. That'll give me the option. Well, when I get a little closer, they'll give chiaramente, me the option to start. Buona parte del gioco tu la passi sulla barca. Però non è la parte main, ok? La parte in barca. La parte main comunque è andare in giro, parlare con la gente, ammazzare la gente e far l'assassino. Hanno voluto rendere main quella parte secondaria, cioè importante, ma secondaria.
della barca di Black Flag. Qual è il problema? Che manca tutto il gioco. Yeah, I'm aiming on the left tower. Okay. Oh, and I get the green arrow up, and that tells me that I'm doing good damage against the stone. È divertente there, perché io l'ho giocato ed è divertente. Boom. Oh. Però se tu vuoi fare una roba durevole e farla pagare, sì, tra l'altro, e non un free to play, devi dare di più. Way, perché se questa roba qua esce free to play, spacca i culi. We're okay. Which one are you attacking? The merchant in front of me. Oh, you're taking out the ship. Se esce a pagamento, I think I have bombards on this side as well. Yeah. Yeah, so the print through is actually pretty good. Short work of this guy. No, vabbè, il cambio visuale non ti fa impazzire perché non lo stai controllando tu. Questa è una cosa normale. All right, tower 2 is down. All right, we got a lot of reinforcements coming in. Well, turn around. All right, I can help you with that guy. Where nice. Are they? Where are they? Where yeah, are you they? Almost got him. I see it. I see you. Can you board him? Do you want me to sink him? Or yeah, can I can board him, actually. All right, well, he's done. Yeah, I got him. All right, we're almost to our first loot. But we got another player in here. Maybe he's okay, trying to help us coming. Out. I want to attack him. Sea Swabby. Whatever. Yes. This one is not going to last very long. All right, we got our first loot. Hey, Beach. Are you still going at it over there? You should repair. Okay, I'm in the middle of a boarding. Oh, you're flooding as well. Oh my god. Yeah, boarding is quite dangerous if you do it at the wrong time, right? Yes. But I think I'm okay. Whoop, that was actually you. Good thing I can't do damage. L'abordaggio automatico c'era anche in Black Flag, però lì c'era anche il combattimento. Mi stanno arrivando mail a manetta di meta perché devo farmi un account nuovo. Maledetto Oculus. I gotta get back in the plunder area. We definitely gotta stay in close so you can't kind of, you know, sail away. Adesso voglio l'account meta. What I'm watching? I'm watching the presentation of a new game, old game because I tried in 2018. 18, yes. Look at that. And it's called but they're trying Skull to and Bones, out of the plunder but it's I think some it's are look, reinforcements coming in, and some are Dutch that are in the area, so they're not all going to come in. That's part of it. Oh, per okay. Brace, brace, brace. Il personaggio non c'è. I want to finish burning this one. In Black Flag salivi nella barca degli altri, uccidi i nemici, poi vabbè, potevi scegliere se risparmiare o meno, è un gioco PvE, questo è PvP, ci sta che sia diverso. Ma che cosa sto vedendo qui? Yeah, I think we're doing good. We are, we're surviving. Well, I cheated and took those bombards and towers, took them out really, really, really quickly. Quite like the combo of mortars to keep it away. Keep them away, and the moment they get close, that's when you turn around. Apro anche la camera. Is that working well for you? Yeah, it's working very well. It's like, doesn't matter what if they fall close, I always have something. Yeah, I'm just looting these wrecks that you're sinking. You can see that. Yes. Just waiting. We got two more tracks, and we finish the whole. We get the maximum coinage. It looks like you took out all of the reinforcements. The last two. Sembra molto noioso anche a me. I've seen the others, I've seen what happened. E nel frattempo Tofu ha rilasciato questo su Ko-fi, un bellissimo sfondo per il telefono. Hi Tofu. Un bellissimo sfondo per il telefono, è gratis, però lasciatene una piccola tip, che comunque è una cosa meravigliosa. Scaricate. Vi ho lasciato il link. E seguite Tofu. Fate uno shout out. Grazie. Oh yeah, that's a lot. Oh my god, oh, Tofu. Like, thank you. You are so sweet. That's a lot. Okay, we need to get. Okay. This is serious business.
Okay, allora, like four or five coming in right there. Sembra una rottura di cazzo gigante questo gioco. Vi faccio vedere una roba, aspettate. Li muto un attimo e vedo di trovare il mio. Ma 20 giugno 2018. 20 giugno 2018. Cioè, guardate, è uguale. Ma cosa cazzo è cambiato? Grazie Tobia per i 34 mesi. Scusatemi. Che poi ci siamo divertiti come degli stronzi, eh? Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ci siamo divertiti. E ci rigiocherei molto volentieri, ma è la stessa roba. Solo che hanno messo la prima persona e non questa terza persona qua. La grafica è più scarsa, sì, perché l'hanno fatto probabilmente più leggero, come si diceva prima. Cioè, che poi vabbè, ci sta, perché il gioco comunque doveva essere questo. Però tutti sti anni, perché? Boh. Pare che bella che c'era l'inculata. Pum! Che poi questo HUD qui della bar dell'aria non c'è più? O sbaglio? Ah no, l'hanno messo leggermente diverso. Era bello prima com'era. Aspetta che chiudo qua, che dopo mi si incasina tutto. Boh. I think there's some players in there though too. Proud, yeah, grazie per i 15 mesi. Non lo so. Someone's attacking you. So like... Yeah, I don't know where it's coming from. I think it's either the player. Hey, Vanna Joe! It's really cool. It's explosive mortars. They're coming from above. I am encumbered. Yeah, you just keep I'm them off invincible. Of me. Just, you're a decoy. Decoy. No. No. But what, there's definitely a lot of people sending mortars at me. Sapo's behind Slayer, you. Yeah. Slayer got sank. Maybe Slayer's another player, isn't he? Yeah, Slayer was another player. He was boarding. Adesso sembrava anche più bello. Beh, non c'erano gli effetti, non c'era tutto. Poi considerate che quello che vi ho mostrato io è un video fatto caricato in una certa maniera. Questa qui è una roba più compressa, lo stiamo vedendo in live. Cioè, voi state vedendo una live che io sto vedendo in live. Ci sta che peggiori. Quindi vediamo. A occhio non sembra granché, però vediamo. Oh, you sank somebody? Nice. Why are you so far already? Because I'm in the navigator. I'm in the brigand. Grazie Freccia per i 46 mesi. You're safe, right? Nobody's attacking you anymore. No, I'm ma safe. Infatti, ma Suiz, era quello il punto. Yeah, there's a lot, the mega forts down there. Cioè, che cosa me ne frega di avere solo queste parti? In terza. Vai lì, accetti la quest, ma a quel punto neanche mettimela. No, ma giocarci secondo me è divertente, per carità. Però boh, coppia romana, arr, capitano, ci siamo ancora qua, solcheremo tutti i mari insieme sulla tenutissima mortadella bella. Un doppio mili 3 piratesco, grazie mille. E lo vendono a prezzo pieno, ragazzi. I'm good. Okay. Scusate, stavo prendendo il disegno di Toph. Alright, we both made it back alive. We did. We made it, we got the contract done. Do you want to go look for some more trouble? Should we go Yeah, I'm just gonna repair my ship. Okay. Authenticator.
And yeah, then I'm ready to go again. All right. Let's go. Should we go north and see? Or did you say you knew? I want to go to like the most heated. Arrivo, eh. Vi lascio nelle sapienti mani di questi streamer bravissimi. I think it's. La mappa fa cagare. La mappa è proprio brutta. È proprio base. I think there's. Okay, you wanna go after them? Okay, I think there's something interesting down there. Marked it. All right, let's go look for these players. I mean, it wasn't this guy. He's just in a little. No, it wasn't this guy. He's just in a little Dow. It's just. I think this guy. Just Captain Wibbles. He's just out here hunting sharks all day long. Scarico. What he likes to do. There they are. They could have once you kind of how do I put this, tactfully retreated. We could have headed back. Let's go this way. Go towards my mark. Okay, let's go. Can you play Shanti? I think it's deep out down and then. And. Yep. Può cantare uno Shanti? Oh, so vai, sentiamo. I do. It must be because I'm the group leader. I'm the group captain. Yeah, they're mad at you. Like, I hope I'm pronouncing beautiful. This. Oh, the weather is really nice today, so we don't have to deal with storms. That's good. Kind of unusual. Vedete bene? Perché devo spostare il file, effettivamente. This area, I think I'm quite a bit faster than you. So you're way faster. I feel very heavy. Yeah. Are you in cupboard? No, no. Okay. Well, you know, there's we need to give a good reason to have the different ship classes, right? So the navigation ships are quite a bit faster. This guardate is the fastest che bello. Ship we have in the game. Brigantine right now. È più bello di quello che c'è sotto. I see some stuff over here that looks it looks like we could be guardate che bello dal link che avevo dato prima. Dutch territory, some hostile territory, which means that even if they weren't already mad at us, which they aren't currently. Tippatela però, Because our hostility wore off. Because we paid off somebody, right? To no, I didn't actually. I didn't find them in Teleprinjar. We just headed back out. But it drops eventually, right? Doesn't take too long. But if you build it up too high, you do have to pay a fixer to. The wallpaper is più bella là. Sì, mamma mia. So are we aiming for that guard tower over there? This is the Dutch-controlled waters, right? So normally you go in here, like us, like you know, well equipped pirates. But if we get too close to any of the settlements or the ships, they're going to engage us. And I think this is a fort in front of us. Oh, ragazzi, ma che rottura di coglioni stiamo vedendo! Cioè, ma si può essere. Allora, io posso capire che magari il gioco non ha tutto questo gran contenuto. Ok. No. Ma vendimelo bene! We'll see how long we last here. I'm gonna fly back. Did they? Yeah, of course. Where are you from? Oh, you went too close to the one on the side. Okay. I've got the ones in the front here. There's five of them! Basta. Via, basta, mi sono rotto i coglioni. Non è... Basta, dai, cioè, che cazzo è? Ma per cortesia. Allora, stasera giochiamo a Kingdom Two Crowns. Va bene. Ecco. Se io ero lì, volevo anche vedere qualcosa, però no, dai. Che rosicata. Che rosicata. Allora, Kingdom... Come si scrive? Chu Crowns. Sempre tofu questo, giusto per ecco. Alla stessa vibe di quando mi spaccavo le balle vedendo World of Warship da Liezar. No, secondo me World of Warship è molto più una rottura di coglioni, Allora, adesso non esageriamo. È peggio World of Warship. World of Warship è proprio per quando ti vuoi spaccare le palle duro. Non mi ricordo se qua era col pad. Ha quel vibe lì, è vero. Al vibe... Oh, cos'è? Dai, andiamo di classico. Adesso lo abbasso, se riesco. Lo sento che è importante. Sì, World of Warship è un gioco di strategia, è normale, è una roba diversa.
Non c'è menu? Va bene, abbasso io. E già ci stiamo divertendo di più. Moro ci ha fatto 7 ore e mezza di recente. Ok. E già ci stiamo divertendo di più rispetto a guardare quella roba lì. È quel gioco, sì, esatto. Un monarca solitario raggiunge... Non ho letto. Però raggiunge... C'è un fantasmino. Ciao! Non è troppo basso adesso il volume? Ciao, fantasmino! È il fantasmino del re. Ilaria, sono 22, non so cosa scrivere, quindi dico semplicemente buona live a tutti e grazie mille. Molto bella la pixel art. Seguite Tofu, ne fa tanta. Grazie Castagnaccio per i 62 mesi. No, si pronuncia Algo. Sinceramente mi diverto più uno strategico rispetto a un gioco come Elden Ring. Vabbè, quelli sono gusti. Quelli sono gusti. Va bene l'audio? Seguo il monarca qui. Ah, vedi. No, si sono è finito. Cazzo, non avevo notato l'acqua, ma quanto cazzo è bella. Minchia. Ma è... wow. Io ho giocato il primo Redimel, perché era free to play, ho detto vabbè, il secondo me lo tengo per la live. Porca troia, quanto è bella l'acqua. Aspetta che mi sto raccogliendo i soldini. Però sotto, vabbè che sotto non copro nulla in teoria, perché sono sopra l'acqua. Ecco qui, adesso vedete la mia sacca. Ti è piaciuto per accendere il fuoco. Allora, vedete come funziona. Sostanzialmente si raccolgono delle monete e le monete vengono utilizzate per... Oh, aspetta. Cos'è che vuoi? No. Ecco, magari... Ops. My bad. Ok. Imposta blasone. Sapevo che la Robby me lo doveva fare. Non me l'ha fatto. Posso fare? Come posso fare? Come lo metto? Non posso? O scrivo cazzi? Ah. Ma in che senso? Di colori che mi fanno cagare. Allora ci vuole sicuramente oro e rosso. Voglio la Grifon Giorgio. Non c'è né uno né l'altro. Anche il nero mi sta bene. Non c'è. Come è possibile? Non c'è il rosso. C'è questo. E un oro ce l'hai? Un oro? Un giallo. Mi va bene un giallo. Più o meno. Ma è random? Che succede? Perché non è che c'è una tonalità, niente. Eccolo qua. Poi. Mi piace. C'è un gatto. Testa di lupo tagliata. Leone. Belle tartarughe. Un'aquila. Cazzo è? Una tartaruga con una freccia in testa? Un'idra o un cigno che fa così? Secondo me è un cigno che fa così. Posso dire che fanno cagare uno più dell'altro? La tartaruga allora. Ok. Comunque, allora, raccogli i soldi li dai alle persone per reclutarle. Un soldino a testa. Li spendi per potenziare, come in questo caso la muretta. Eccola qui, vedi? No, non è vero, scusami. Ho pagato 2 soldini per spawnare un arco. Qui c'è la muretta. Non posso. E vieni, non mi fa andare. Come faccio? Non posso. Perché?
problema, questo è anche strano. Ah no, aspettami, perché mi indicava di andare da un'altra parte, ok? Non avevo capito che lui voleva che andasse qui. 3 soldini per il martello. E la persona che hai ingaggiato prende il martello. E qua si fa la muretta. Con LT si galoppa. Qui posso fare l'altra muretta. E diventa anche un po' un tower defense. Eccoli qui. Visto che c'è sullo sfondo. Che cos'è? Ah, sono due persone che brindano. Allora abbiamo chiamato una persona. Allora faccio un nuovo martello. Ah no, non posso. Non posso fare più niente. Quindi vado dritto, vado. Tu giganteschi. E beh, sappiamo loro. Che c'hai? E che cosa non gli sta bene adesso? E lui indica col braccino di là. Ah, ma devo andare proprio totalmente secchi. Ti promuovi un altro, rimani qui. Ah, per bacco, non l'ho visto. Cavallo si è rotto il cazzo. Ah, eccolo lì, rimani lì. Sì, perché gli puoi dire di buttare giù gli alberi. Per espanderti devi sgomberare il terreno, ma costerà più che semplici monete. Eccolo lì, abbiamo il carpentiere, vedete, che è lì e che va a... Vabbè, ve lo faccio anche vedere a quel punto. Tu puoi assumere nuovi carpentieri che riparano e abbattono gli alberi, come appunto state vedendo, oppure appunto ingaggiare gli arcieri. Costruisci, esplora, difenditi e conquista. Eccolo là. Abbiamo dei disoccupati? Sì, ma abbiamo anche la sacca vuota e quindi andiamo in cerca di monete. Se non sbaglio, esatto, ogni volta che si ammazza comunque un animale ti danno dei soldini. Dovrei avere 3 monete, faccio questo che non so. Porca miseria, me l'ha persa. È molto carino, questa è una sciocchezza. Il primo è free to play, il secondo, questo qua mi pare di avergli dato 5 euro in saldo con Steam. Bagongo, 40 con gli anni che è nato nell'82, sentiti vecchio. Va bene. Io lo consiglio perché non è male. Il primo è gratis, appunto. Qua c'è un vendor. Tavolo buono che conosco. È il vendor lui, non mi ricordo se bisognava farci qualcosa. No. Ok. La pixel art morirà mai, mamma mia, mai. Che dice sempre 18? Una meraviglia. Una meraviglia. Manuels, è proprio vero, signor Gattone? Quindi non mi faccio i cazzi vedere 19 mesi, ma si segue da più di 2 anni. 2 anni insieme meravigliosi. Ammetto che con la live degli auguri dell'altro giorno mi stava piacendo la crimosa. Oh, le si vuole sempre bene. Minoritara è. Me la fanno piacere per l'esame 18? Certo, tanti, tanti auguri. E guarda qua. Cosa ti... Ah, sì, mi ricordo. L'amore in pixel art. E grazie a Bibi, the third. Per i 4 mesi, anche se non riesco a seguirla a causa del lavoro, non si salta mai il rinnovo. Grazie mille. La pixel art è bellissima. E torniamo a noi. Yo-ho, yo-ho, a part life for me. Cos'è qua? Ah, mettiamo una nuova muretta. Meglio, meglio. Però abbiamo un carpentiere solo. Vediamo se riusciamo a mettere 3 soldini. Ecco qui. Così abbiamo un altro martello. E vedete che la persona che è lì va a prendersi l'altro. Il mercante... Ah, aspetta. Ah, il mercante mi caga dei soldi. Perché? Gliene do uno. E se ne... Ah, ho capito. Lui viene, mi caga dei soldi e poi se ne va a fanculo. Se io faccio questo, invece, cosa facevo? Non ho idea. Però vabbè. Solo 2 soldini, che tristezza. Ah, lui ha raccolto dei soldi per aver ucciso tutti gli animali. Ok. Non mi ricordavo lo facessero, questa cosa del droppare i soldi. Però va bene.
Adesso non so se è nella notte o sempre, però diventa anche un po' tower defense con mostri nemici del caso. Ok, questo qui vai. Qui ci sono dei poverini che prendono i soldi. Cosa c'è qua? Dice, eccoli cattivi! E questi mi cagano il cazzo. Infatti mi servono nuovi arcieri. L'arietta! È vero che vengono e bussano? Ma fortunatamente c'è l'arciere che non ci prende, perché è una grande sega. Arciere e farei un altro martellante a sto punto. L'hanno ucciso? Ecco, però qua va riparato adesso. Vedi? No, che tristezza. I riflessi dell'acqua notturna sono eccezionali. Ah, guarda che c'hanno la coroncina rotta. Tra l'altro, questo secondo capitolo, se non sbaglio, ha la COP. Però aspetta, forse questo lo potenzia, non lo ripara e basta. Forse per tutte quelle macchiette bianche, ma sono le onde per farti capire che è acqua. Vado a potenziare anche quello di lava, là. Ecco qua. È veramente bello perché è semplicissimo. Forse adesso la musica è un po' altina, magari la abbasso un pelo. Vedi che c'è la coop. Giocatore multiplo. Non so cosa cambia da giocatore multiplo a coop, però va bene. Ecco qui. Non è male la musica, semplicemente mi sovrasta. Non mi piace essere sovrastato. Non ho i soldini, aspetta, perché qui c'è un poveretto. Arciere, c'hai i soldini? No. Però me li dà il vendor qua. Grazie a Palmasan per i 43 mesi. Mendicante mendica. Un pelino ancora di più la musica, vero? Sì. Ah, sì, mi ricordo. Meccaniche semplicissime e poi diventa un titolo nel chiurlo, vero? Crogelox, dopo il trasferimento a Bologna, come posso non fare la sabba al gatto? Si torna sempre dove si è stati bene. Oh, grazie. E andate da Tofu e datele un tip per questo bellissimo sfondo per il telefono. Io... aspetta che non vorrei che si vedano. Esatto. Io adesso sto usando questo ed è veramente una meraviglia. Questo è per la sera, poi c'è anche la versione mattina. Come si chiama il gioco? Si chiama Kingdom Two Crowns. Aspetta che glielo do uno indietro. Ok. E arruoliamo un po' di gente nuova. Poi vedrete che diventa molto interessante la situazione. Soldini. E i cattivi! Ma fu una persona meravigliosa. Guardate che illuminazione! Porca troia! Gli caga in testa al primo, eh? Perché il primo era bello, ma questo qui è eccezionale. Wow. Posso ingrandire la situazione? Olè. Arciere.
un arciere, meglio un altro. Ah, no, aspetta, 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 è vero. Adesso possiamo mettere su anche il coso. Possiamo fare il contadino. Benissimo. E posso fare altro? No, perché devo comunque sfondare le robe a fine di soldi. Grazie carissimo. Sono curioso con Loreno. Io ho di più di quello cinese. Che sembrava cinese. Sì. Lo stile cinese. Guardate la pioggia. Mi sa che non ce la facciamo, sì. Grazie Shinigami per la sub. Rinnovate, che sta per partire il treno. E per il counter, rinnovate. Cinese, sembrava cinese prima. Era sicuramente orientale. Ah, è rotto e non posso. Non capisco se è rotto o che. Hai guadagnato un po' di soldi, arciere? No. Grazie Thermos per il ride. Com'è andato il vostro la vostra 12 ore? Vi ho lurcato un po'. E non solo, ho anche scritto. Matt Gro, grazie per i 24 mesi e sicuramente bisogno di una gomma, confermo. Scaramouche è stata una rottura di cazzo. Purtroppo. Non posso più potenziare qui? Ok. Reclutiamo questo poverino. Grazie a Raiden per i 50 mesi e per aver fatto partire il treno. Sono senza monete? Sì, sì, ma adesso guarda, buttano giù l'albero e me ne droppano. Poi è arrivato lui. Ma tu eri il cazzo il gioco da vedere o perché non solo parlato? Cazzo, da vedere il gioco sembrava tremendo, eh. Poi gli dobbiamo dare il beneficio del dubbio perché è il classico gioco che ti diverti a giocarci. Però da quello che hanno mostrato è stata abbastanza tragica. Poi dopo l'hanno presentato in una maniera terribile. C'erano due persone che giocavano ma si erano rotte i coglioni da subito e io mi sono rotto i coglioni di loro e ho chiuso. Riccardo, dai una cospicua bacio. Ecco qua. Madonna quante me ne servono lì. Non posso dargliele a lui? No? Vorrei darla a lui, non riesco a dargliela. Al mercante. Ciccio, ti sei messo troppo in lì, che faccio? Perché non posso? Perché c'è questa specie di divieto? Non riesco a capire. Ostia, che sei cattivi qua. Grazie mille a Gennaro per le 5 sub, a Kubikyo per la sub regalata a Vector, a Turtle per i 62 mesi, grazie mille. E di nuovo a Gennaro per altre 3 sub. Ma che è sta fazia? Grazie Joseph per le 7 sub. Sì, però... Eccolo qua. Questa è casa mia, niente. Scusate, perché non posso fare più niente? Ma dov'è il campo poi, che non ce l'abbiamo?
Perché c'è questo divieto? Non riesco a capirlo. Scaramouche esce l'8 novembre. Mix Squall 55 trentini. No, non era così. Sì, grazie, gatto, per il intrattenimento che ci porti di giorno. Ma grazie mille a lei. E grazie mille anche a Moglio. Buonasera, gatto. Posso chiedere una benedizione per la mamma in ospedale? Certamente. Per fortuna, al momento niente di grave. Ok, per fortuna. Facci sapere, mi raccomando. Tanti auguri. Grazie a Winterby per i 27 mesi. Questo è altro per la live con la voce da Chipmunk. Che non raggiungeremo mai più, visto il drop. Però va bene. È stato bello sognare. Qua mi vuole il diamante. Questo gioco si chiama Kingdom Two Crowns. Ma non c'è scritto in live, non l'ho messo il titolo. Un grifone. Me ne frego. Ah no, mi sono due cristalli che non ho. Pretendo, ok. Grazie. I cattivi! Sono arrivato allo spawn. Non c'è il titolo della live, è vero. Corri! Somarello! Niente, mi inculano il cavallo. Eccolo! Bastardi! M'hanno fatto malissimo. Guarda te che pezzo di merda, mi ha rubato i soldi. Guardie! Io mezzuzzo, braccino di rinnovo, le si vuole tanto bene anche a lei, grazie mille. Grazie a Unicorn Essence, buonasera cattore, passo alle subare a salutare, si vuole bene altrettanto. E la stamina del cavallo non c'è scritta, però c'è. Savi, se ragazzo sto passando un periodo un po' brutto, le chiederò una benedizione generale per il futuro. Ma io ti faccio mille benedizioni. Tanti tanti auguri. Vedrai che andrà meglio. Promesso, garantito. Stai qui con noi. Adesso vi cambio il titolo. Cosa? Ok, aspetta. Ok, a posto? Perché qua mi dice che non posso metterci i soldi? Perché è rotto, va riparato. E come faccio a farglielo riparare? C'è si vuole la pietra... Ah, mi manca la pietra magari! Per quello? E non ho capito. Riparare automatico al mattino? Eh no, perché comunque qua non posso farci niente, vedi? Un po' di qua. Non lo so se lo tiro su di me l'altro. Ah, no, niente qui. E qui abbiamo raggiunto un limite, credo. Bravo! Sei proprio un fenomeno dell'arceria, eh? Sto scemo. Ah, ok, Annabeth, grazie, non lo sapevo.
E qui c'è la fattoria. Senti i soldi. È bellissimo, visivamente è bellissimo. Ci prendessero, si accede del cazzo. Non riesco a capire qua perché non mi fa mettere i soldi. Ci sono tutti i poveri cristiani con la falce che non possono fare niente. Ma perché? Dov'è il campo? Non è questo. Ho capito che c'è cibo della pietra sopra, però non so che qual è il problema. Cioè non riesco proprio ad intuire quale sia il problema. Perché sono stupido, evidentemente. Forse mi servono più spaccapietre? Non riesco. Un altro tipo di moneta? No, non mi pare proprio. Perché non riesco a dare i soldi al somarello? La metto un altro a lavorare qua. Riesco a dare i soldi al somarello. Perché devo per forza fare questo. Ma sulla base di che? Boh, pare un po' strano. Ma se i soldi li vorresti dare a sto stronzo, perché non va? Prima era andato. Non c'è tanto per switchare il target, no, purtroppo. Eccolo! Abbiamo finito i soldi. Un soldino mi basta. No, tre me ne servono. Non ho capito sta cosa dei contadini, invece. Ah, dici che è proprio una volta al giorno il somarello. Ah, ci sta, eh. Ci sta, è vero. Dobbiamo arrivare praticamente qua ad ammazzare i cattivi. Non ho soldi per i poveretti. Che sfiga. Qua c'è il grifone morto. In coop è bello? Magari quasi quasi. L'altro nella mappa c'era qualcosa, non mi ricordo. Qui c'è questo. Aiei! Ah, mi ha fatto cascare la corona, mi ha fatto cascare. Scusa, ma sono una donna io? Non l'avevo mica capito. Ah. Ragazzi, mi spiace, non c'ho una lira. Ma cosa ho capito ora? Mi pare che abbia i capelli lunghi e il seno.
Perché ha abbassato la torcia per un attimo, mi è sembrato di vedere il seno. Ma ah, barba. Non mi pare. Sì, anche la gamba come l'hanno sinuosuata. Questo gay con Eiji. Ma io non riesco a capire come far lavorare quelli lì. Avete visto che hanno iniziato ad attaccare anche da sta parte di qua? Okay. Ok. Adesso vado anche a sinistra. Voglio dare i soldi al vendor intanto. Però quella è una torre che vado a creare. Non era il caso di farla, vero? Segnare gli alberi a farli buttare giù. E qua però avevo visto due poverini. Quindi dovremmo riuscire a liberare questo. Scopo del gioco è sopravvivere alle... è un tower defense sostanzialmente, sì, e andare avanti e vincere. Ma è fare una torre senza barricata davanti? L'ho fatto? Fuck you. Non erano qua che c'erano i poverini? Eccoli qua. Il contante, signori. Uno e una due. Grazie, Drake. No, volevo solo sapere questo e vorrei saperlo. Perché c'ho il simbolo di una pietra rotta e non posso più potenziare alcune cose? Questo vorrei proprio saperlo. Non posso fare niente, mi sa. Non hai una cava per la pietra. In sostanza hai raggiunto il massimo potenziale per ora. I cattivi! Poverino? Ah sì, perché quando vengono attaccati poi diventano dei poverini. Soldi, soldi, soldi. Soldi, soldi, soldi. Mamma mia, che freschezza, ragazzi. Wow. Qui la barricata non gliela posso mettere. Orco can! Non so cosa sia, ma fatelo.
Stabic, grazie mille. Ok. Però mi sa che non c'è nessuno senza niente. Ah no, ce n'era uno. Artemis 43, ormai non so più che scrivere, si vuole sempre bene anche a lei, grazie mille anche a lei. Aspetta che anche quello lì non ha una freccia. No. Oh, c'era uno. Dove corrono questi qui con la... Qua? Bel ponte. Thank you, poor. How are you, poor? Artemis 43, non so più che scrivere, si vuole sempre bene anche a lei. Ti ho già letto, però ti rileggerò un'altra volta. Artemis 43 mesi, non so più che scrivere, si vuole sempre bene. Grazie mille. Grazie a Grido per i 13 mesi. E adesso che è? Mi manca una persona curva, non ho capito. Vai. Pur, do you like this pixel art? E andiamo tutto di qua. Nella notte c'è una barca. Sarà una di Skull and Bones? Si può spaccare. La campana suona tre volte. Poi è ora di cena. E di qui... No. Ci sono i poverini. Non c'è una lira. Scusate, non c'ho una lira. Non c'ho una lira. Questo gioco è bello. Poracci con gli Skull and Bones. Che tristezza. Poteva veramente... Io non riesco a capire il motivo di tutto questo rinvio. Cioè, hanno aggiunto quattro cazzate. Com'è possibile? Lo tengo di nero. Allora, Righeira. Potevano ampliare Black Flag, potevano fare un gioco interamente single player alla Black Flag, sarebbe stato eccezionale. Non so cosa ho fatto, ma sono contento. Ah, quelle altre due lì, cattivi! I cervi hanno spaventato i cattivi? Ho visto bene? Eh sì, un single player, appunto. Ha fatto una cosa che costerà molto. Oh no. Oh no. Araskei che mega dà. Allora aspetta che... Faccio questo. In che senso mi costerà molto? Questo sta correndo a prendersi l'arco. Spero. Allora, un altro arciere e un bel carpentiere anche. Non arriveranno perché stanno rubando i pezzi della nave che ha pagato, non me lo dire. Non me lo dire, se lo sono chiavati? Sì, si sono chiavati i pezzi? Che chiavi canale. Vado a vedere. No, guarda, dai, stanno lavorando. Non so cosa sta facendo questo signore. Perché no?
gli va. Perché non è finito? Ero tra me da Skull and Bones. Hey! Listen. Perché un soldino solo? Ah, non ne ho due, un soldino solo io. Ah, l'arciere ne ha. Aspetta. No, non riesco mica a capire. Ma li sto buttando via i soldi? Cioè, cosa sta succedendo? Perché li ho persi? Per romperla? Ah, sì, mi ricordo. Dite che sto riparando la nave? E che serve? Cioè, come funziona? Bella. Secondo me serve un cazzo. Ma da sola? Beh. Secondo me le campane servono a far capire alla nave dove deve parcheggiarsi. Otre, tra poco si nasce. Grazie mille per gli 8 mesi. Si salva, si fa Skull and Bones. Ah, sì, mi ricordo. Ammazza che rich bitch che sono. Ho finito gli uomini qua però. Guarda la sacchetta di soldi. Che è qua? Crepi l'avarizia. Vai. Spendi sti soldi. Via. Investiamo nel nostro futuro. Ho visto anche il gameplay di Gollum. Però boh, anche quello non mi ha... Devo dirti, non mi ha lasciato molto interessato. Magari lo riguardiamo con calma. Lo tengo di nero. Vestiamo nel mattone, bravi! Stranamente rassicurante questo gioco, non mi pare proprio. Si fa presto a buttare via i soldi qua, eh? Non riesco a capire il passaggio tra il giorno e la notte. La barca è qui. Adesso provo a dare 2 monetine al coso. Non è che banalmente chiama la barca? Ah no. Come no? No, si è spaccata!
Come torno indietro? Fuck! E adesso? Ci inculiamo. Resettone? Non sono saliti tutti. Oh no. In pratica serve una seconda isola come fosse NG+. Come? Fuck. Quindi ho fatto una stronzata. Ho chiaramente fatto una stronzata. Grazie Squarzi, alla fine ho preso il Covid, ma per fortuna ci sono solari e tenermi in compagnia. Si riposi, vedrà che andrà alla grande. No, si pronuncia Algo. Avranno esplorato tutte le isole e sbloccato tutti i potenziamenti, ok, per fortuna. Però arriva il Mercant. Ah, dici che devo semplicemente crearmi la barca e poi andarmene a fanculo. L'ho fatto. Anche perché non c'erano i diamanti prima. C'è scritto zero diamanti dove eravamo prima. Canzoncina è diversa, sì. Però adesso i diamanti come vado a mettere nella prima isola? È qui che c'è la gabola, l'intrigo, la fregatura. Il personaggio che ci serviva prima. Interessante. Quella lì è il personaggio che gestiva poi dopo il bordello. Lorenzo, come stiamo? Tutto bene, grazie. E lei? Grazie belli che qua siamo... uno più povero dell'altro. Ah, sì, mi ricordo. E te pareva. Arzeri! Ah. Bravi. Bravi gli arzeri. Che freschettino che sta entrando da fuori, voi non avete idea. Sto godendo. Sono così. Ci servirebbe anche un altro martellaro. Cioè, ha piovuto zero. Ok? Ha piovuto veramente zero. Perché l'ho presa la pioggia che è venuta giù. Però adesso c'è un fresco. Porca vacca. Purtroppo la mia signora non riesce a dormire con le finestre aperte, perché io lascerei tutto aperto e dormirei come uno stronzo fino a domani. Come cold. Grazie sempre molesto per i 25 mesi. Secondo voi se riesco a tornare indietro la cosa va bene? Cioè, adesso che ho preso due diamanti,
Entrano i ladri, ma va là. Con l'allarme che abbiamo. Il cane? C'era passato un cane? No, l'ho mica visto. Eccolo qua. Ciao, ciao bello, ciao, ciao. Non posso farci niente il cagnolino. Ha levato il soldino e ha preso paura. Ciao. Non se ne frega niente lui. Ciao. Non vuole i miei soldi. Mi segue? Ah, l'ho liberato dal tronco. Tronchi. Non c'entra niente. E due diamantini. Ce li portiamo a casa. Però adesso arrivano sicuramente. I cazzi! Vieni cagnolino, andiamo. Cos'è questo? Posso tornare alla prima isola? E se torno alla prima isola, ho di nuovo le cose che avevo lì? O no? Nope, cosa? Non posso tornare indietro? Finisce, tanti saluti alla Croazia. Un saluto alla Croazia, grazie per i 29 mesi. Perché qui non ho trovato altra gente, non ho trovato. È un problema. Si può tornare tranquillamente. Però probabilmente i giorni sono passati anche lì, Drake, e i cattivi hanno devastato il devastabile, presumo. Voglio pagare sto stronzo, voglio pagare, ecco qua. Immaginavo. Però molta gente è rimasta lì. Voglio tornare indietro. Mamma mia. Oh, adesso mi metto a streamare fuori. Il balcone. Yes. Yes, più o meno. Il problema vero è che abbiamo solamente uno che col martello. Perché non abbiamo trovato altra gente qua. Ah, eccoli qua, finalmente un po' di persone. Uno e una due. Entrano le mosche purtroppo. Però chi se ne frega. Quello free to play è comunque bello. Di che parliamo? Ah, il primo! Ah, il primo Kingdom intendevi, ok. Scusami, pensavo parlassi di un gioco che abbiamo visto prima. Era uguale a questo, un po' meno bello graficamente, comunque efficace con il suo perché. Amico.
Minchia, ce ne vuole ancora. Ah, adesso ho capito. Io, prima sembrava che si rompesse, invece sto comprando proprio la legna, come avete detto giustamente prima. E non serviva, mi sa, perché loro comunque stanno andando spediti. Ora vediamo. Se non ce la rubano prima. Il primo era molto più difficile, sì. Perché non hai una zanzariera? Perché non l'abbiamo messa? Tanto comunque in estate teniamo sempre le finestre chiusissime. È un caso che stasera si stia da Dio e abbia tenuto aperto. Zanzariera è più una rottura di coglioni che altro. Non ci serve, non l'abbiamo usata. Spero che il cane mi segua, sì. Non lo so. Ah, dici che il cane mi guida in un qualche modo? Abbaia vicino a qualcosa, credo. Potenziamo il potenziabile prima di levarci dai coglioni. Speriamo che di là non si sia devastato tutto. Ah, ok, Drake. Voglio tornare a casa. La casa dov'è? No, no, non ti preoccupare, Drake. Cioè, non che sia utile in realtà il cane che mi dice da dove arrivano. Pensa ai soldi che danno i cittadini dell'altra isola, se sono sopravvissuti. Da quant'è che siamo qua? 3 giorni? Cazzo ragazzi, è già ora di chiudere tra poco. È stato molto bello. È stato molto bello giocarci. Qua di pezzi me ne mancano ancora parecchi. Il tempo c'è, vola quando ci diverti con Skull & Bones. Gli attaccanti. Qui c'è qualcuno che mi dà qualche soldino? Beh dai.
Il pericolo di questo gioco, Kingdom e basta. Corrono a casa? Ah, che c'è il tipo col somarello. Porca troia. Fuck. Secondo me è stato lasciato in pausa, solo recentemente l'hanno ripreso e così annunciato. Nah. Si vede che hanno aggiunto roba. Il problema è che hanno lavorato con Ubisoft Singapore, con il governo e tutto quello che volete, che purtroppo non è all'altezza di quello che è il resto e quello che Ubisoft ci ha abituati. Cosa ha comportato questo? Lavorare lentamente, lavorare male, lavorare senza upgrade veri e propri. 14. E la senti. Ok. Non credo di tornare al banco per aggiungere roba nuova, che hanno comunque fatto, quanto per fissare il lavoro. Hanno fissato il lavoro, però hanno aggiunto anche roba nuova, ma non è bastato. Non hanno finito? Ancora. Ah. Soldi, soldi, soldi. Vabbè, la data d'uscita però lì è andata di sfiga, poverini. Cosa ne sapevano loro? E lì non gli si può dire niente, dai. Non è colpa loro per la data d'uscita. Lì è sfiga nera. Due giochi completamente diversi, verissimo, che si vanno a posizionare il mercato in maniera completamente differente, però comunque uno è God of War e l'altro è Skull and Bones. Cioè, sì, no. Con tutta la giornata si è detto, ma che? Con la comunicazione che ha coso, che ha Sony. Cioè, dopo quella cazzata lì, ma va là. Sono proprio degli stronzi. Che non faccia film di Horizon con Elden Ring. Allora, secondo me no, perché comunque è un tipo di gioco che deve durare nel tempo in un'altra maniera. Il problema di Skull and Bones è che io non l'avrei fatto pagare a quel punto. O lo fai pagare una sciocchezza. Prezzo pieno si posiziona male nel mercato. Evo, grazie per 18 mesi. Niente campana? Vabbè. Ah, la campana serviva a chiamare tutti. Fuck. Vedi che si torna? Grazie Evo per i 18 mesi e Manfritz per i 6. Ah, sì, mi ricordo. Vediamo quanti sono sopravvissuti. Beh, uno c'è. Uno c'è. E non mi sono portato dietro la gente. Beh, loro ci sono. Non mi stanno dando tantissimi soldi, pensavo di più. Non ci sono arcieri. E non mi sono portato dietro la signora di prima, che era essenziale. Adesso devo trovare della gente arciera, però.
Vado dal grifone adesso, sì sì sì. Il grifone, sì sì sì. Sono sopravvissuti, sembra anche abbastanza bene. Perché non c'hanno una lira? Ale, grazie per i 73 mesi. Dimenticate questa storia del pranzo dei 100 giorni? Scusami? I 100 giorni all'esame? Ma è tardi ormai? C'è stato, che paura. Non l'avete sentito? I cattivi, i cattivi! Giorni prima della maturità noi l'abbiamo fatto in discoteca. Sì, ma è tardi. Non è tardi? Chiedo. L'ha fatta prima. Cento giorni? All'esame. Scusa, l'esame non è... Siamo a giugno adesso. Siamo a luglio. Li hanno già fatti gli esami. La maturità non è adesso. Non si pare farlo adesso. Eh no, perché è tardi ormai, no? Come si dice? Quanti sono? Ci devastano! Ho capito, è l'under sto qui. Cazzo. Che paura. I 100 giorni all'esame. E la gente di solito festeggia, no? Perché mancano 100 giorni alla maturità. C'è una roba famosa. Perché dovrei? Questa è un'ottima domanda, però si sa. Gazzelli, per i 26 mesi. Cioè, non è che me lo sono inventato io. Allora, qua... No, ma era meglio il grifone, forse. Vabbè, ormai c'è sta signora qua. Cazzo, il grifone ne chiedeva uno? Speriamo, non... 7. Io adesso ne ho uno solo, ne ho. Mai sentito nominare, ne è fatto. Ho capito, se vivete... sotto un cavallo, che vi devo dire io? Ne ho uno solo. Signor Grifone, mi spiace. Deve raccogliere da terra i personaggini, altrimenti non ci arrivano in città. E? Ah, quello che ho liberato adesso? Beh, è sparito. Poi vabbè, non è detto che sia un pranzo, semplicemente si festeggia. Il pranzo se l'è inventato Q. Però si festeggia. Si fa dalle vostre parti. Io sto americanare, te non le faccio. Effettivamente definire me e Q dalla stessa parte non so. Oh. Non so quanto sia corretto. C'è giusto un po' di distanza tra me e Q. Thank you.
Qua ci inculiamo. Ho fatto la cazzata, ho fatto. Sono corto di arcieri. Ma sto qua che ho caricato su, che vuole da me? No. No. La conosco, ma non è. Non è. Sì, fa tutte, 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 tutte. Ma di che, ma va. C'entra niente. Sì, Gollum. Insomma, Gollum, insomma. Ma allora, sto cristiano che fa? Non ho capito. Gli do il soldino e mi si carica in macchina qua. E poi... Sì, solito si fa una festa se siete cool, un rinfresco se siete in, non so. Non lo so dire, ragazzi. Però è una roba, cioè, 100 giorni all'esame, una roba famosa. Dei cicchetti, volendo. Non offenda, perché? Chi? In che modo? Va bene, Q. Una roba random, manco le sei date di 100 giorni prima. Ma no, sai quando iniziano gli esami? Si fa, si fa. Non io, perché io non sono fico, però si fa. E poi c'è notte prima degli esami con Nicolas Vaporivis che aveva tutto tranne che 18 anni. Non so cosa dirti, Ricky. Cambia amici. Più interessante il gioco su Red Signore degli Anelli con i nani. Quello sembra veramente figo se è quello che mi ricordo. All'elementare il fiocco di colore diverso per anno? Scusami, è il fiocco? Pazza questa qui. Pazza, completamente pazza. Il fiocco di cosa? Che pull è una domanda, ho capito. Però io non avevo nessun fiocco. Come la mettiamo? A quel lato sei ciulato all'altro soldino? Fiocco del grembiule? No, avevo il grembiule, basta. Perché date per scontato che il grembiule dovesse avere un fiocco? Io non ce l'avevo il fiocco nel grembiule. Avevo il grembiule, blu. Bello anche, bello blu. Che non è sbagliato il grembiule, non è sbagliato. Oh, stregheta, che buco di culo. Una blusa, non un grembiule. Però è scontato che ci facesse sta minchiata di 100 giorni. Vatti a infiocchettare le palle, che ti devo dire. Di più, c'erano neanche le scuole adesso. Allora, lui usciva di casa, cold, e veniva istruito dai mercanti che barattavano le loro pelli per ottenere del riso. E dicevano, figlio mio, la vita è fatta così con le pelli. Prendi una manciata di questo riso e portala a casa dalla tua famiglia. Così potranno nutrirsi. A cagare, va. Grazie Marti per i 33 mesi. Che poi non sia neanche un paese di riso. Era più che la barbabietola da zucchero. Era più probabile. Marti, grazie per i 33 mesi.
No, l'idea del grembiule mi è sempre piaciuta come idea, poi dopo da adulto, perché effettivamente rende i bambini tutti uguali. Grazie a Tom per i 28 mesi e Digi per i 3, grazie mille. Che soprattutto in quell'età lì è giusto farli sembrare tutti uguali, no? Con questo pensiero filo comunista alla Puffy, però è giusto perché... Vai ad azzerare buona parte del bullismo. Che si crea poi dopo per la qualunque, dai capelli alle scarpe. Però dà una mano. Grazie a Didri per i 3 mesi. Già letto. Sì, poi dopo chiaramente aveva anche la parte funzionale nel non sporcare i vestiti e compagnia bella, però diciamo che la parte formativa, quella importante, era quella lì. Io però vi devo salutare adesso. Sì, poi dopo si smetteva di usare già in quarta elementare, in terza. Vanificava tutto il senso. Ma infatti io sono sempre stato un fan del alla americana con la divisa. Molto bella quella. Compagno stronzo che aveva iniziato sul grembiule. La penna nera lucida con la punta di ferro. Cosa? Noi col grembiule di Spider-Man cinese e Big. No, da noi era obbligatorio averlo tutti uguale. Tutti blu scuro. Tutti. Tant'è che, se non sbaglio, era proprio la scuola che ti diceva compralo fatto così o quello lì. Great job. Grazie. Tanto cambio le cuffie già che ci sono. No, disegnini no, sopra niente, c'era solo quello. Mia mamma mi aveva ricamato le cose, le iniziali, però era giusto perché dopo se ce lo toglievamo altro aveva paura che ce lo ciulassero o che ci si sbagliasse. Scan and Bones merda, no, abbiamo il beneficio del dubbio. Allora, io voglio giocarci. Ok, voglio mettere mano al pad. Sarà bello? Non sarà bello? Non lo so. Diciamo che questa attesa è stata un po' un'attesa del cazzo. Un'attesa abbastanza del cazzo. Per quello che poi ci è stato offerto, naturalmente. Non lo so. Vabbè, vi auguro buonanotte. Vi mando da Tarlo, dai. Noi ci vediamo domani mattina con Spiritfarer, così piangiamo un po'. E vi auguro una buonanotte. Grazie a tutti per le sub e le resub. E a Eliza, sono 28 gatto, è sempre un piacere. Mi sa che nei prossimi giorni riuscirò a seguire causa Covid, non si preoccupi. L'importante è che stia bene, si rimetta e ci vediamo domani. Buonanotte.